Amici di Fatti Food, ben ritrovati, una nuova puntata all'insegna del gusto, ma soprattutto della formazione gastronomica, perché grazie all'intesa appunto con i nostri partner, la scuola alberghiera di Corigliano Rossano e gli ospiti che ci sta mandando nei nostri studi per approfondire ricette e tante informazioni legate al mondo della cucina, il nostro Fatti Food si sta arricchendo sempre di più. Fatemi salutare velocemente gli ospiti che ho con me in studio oggi, come sempre il professore Pietro Bloise. Ben arrivato, professore. Grazie. E qui alla mia destra il professore Pietro Salatino. Buongiorno. Ricordo che entrambi sono docenti appunto dell'Istituto di Istruzione Superiore Maiorana con indirizzo IPSEO, Istituto Professionale Superiore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. Beh, intanto come sta procedendo questo nostro, come dire, format, professore? Cosa ne pensano i ragazzi, i genitori? Chi sta seguendo anche da casa il format? Eccellente, sicuramente stiamo riscuotendo tanto successo, ma principalmente da parte dei nostri ragazzi, della nostra scuola, penso anche per quanto riguarda tutto il territorio, perché noi anche facciamo formazione anche facendo questa trasmissione, perché i ragazzi nostri si appassionano, sono sempre alla ricerca di quelli che sono i prodotti del nostro territorio e le eccellenze del nostro territorio. Gli diamo la possibilità di evidenziare anche quelle che loro studiano a scuola, le ricerche che fanno, gli diamo la possibilità di evidenziarle anche all'esterno, anche in televisione. Questo naturalmente grazie a questo connubio, a questa intesa che abbiamo trovato con voi, che noi vi ringraziamo vivamente come scuola e io a nome del dirigente, a nome di tutta la scuola. Senza dubbio è un matrimonio che dobbiamo portare avanti perché conviene a tutti, conviene alla formazione, alla scuola, alla società, conviene a tutti, conviene perché la ricaduta sicuramente sarà molto importante sul territorio. Professore Salatino, noi ci siamo lasciati durante il periodo delle festività natalizie. Mi pare che l'ultima puntata parlavamo di turdilli, Esatto. Mi trovate con qualche chiletto in più? È tutta colpa vostra. Tutta colpa vostra, perché io sono andato a casa, ho provato a fare la ricetta dei nostri ragazzi, che li vedo lì anche alle nostre spalle. Fatemeli salutare un attimo, professore Salatino, e Sì, ritorno poi da certo. voi. Ma quanto sono belle queste ragazze della scuola alberghiera. Come sta? Allora, presentiamole subito, perché oggi con noi abbiamo Maria Pia Graziano, che ormai è la nostra chef resident, io la chiamerei, no? Sì, Ormai sì. ha padronanza della nostra cucina. E poi c'è Valeria Laudone, giusto? Sì. Valeria, complimenti, che begli occhi che hai anche tu, Valeria, complimenti, Grazie. bellissime presenze, bellissime professionalità, ma soprattutto tanta buona cucina. È così, Maria Pia? Ovviamente. Cosa bolle oggi in pentola, Maria Pia? E praticamente faremo una zuppa di verza con degli involtini di cotiche di maiale e delle costine. Quindi zuppa di verza con costine e cotiche di suino servito con crostone di pane all'olio evo, giusto? Sì. Perfetto. Beh, professore Salatino, ritorniamo un attimo alla materia poi fondamentale, quella scienza degli alimenti, perché abbiamo voluto impreziosire il nostro programma con gli esperti sia della nutrizione e sia poi quelli del fare, nella praticità proprio di come realizzare, ecco, tutta una ricetta con gusto, con chilometro zero. Con cibo di qualità e quindi tutte quelle che sono, diciamo, le esperienze, no? Insieme in pentola, come stanno facendo i nostri ragazzi. Ecco, l'importanza di tutto questo, professore Salatino. Allora, diciamo che la pietanza che i nostri studenti presentano oggi si può considerare senz'altro una variante di quella che è la famosa minestra maritata. L'abbinamento praticamente fra verdure e carne è un qualcosa che i nostri nonni, i nostri avi hanno realizzato praticamente da sempre, anche perché quando ci si arrangiava con ciò che si aveva a disposizione, si univa spesso ciò che restava e molte volte sono venute fuori delle pietanze
che comunque poi alla fine risultano senza alcun dubbio squisite. I nostri nonni e i nostri avi, dopo una giornata di duro lavoro, perché i tempi erano sicuramente duri, trovavano praticamente accanto al focolare la famosa pignata o pignatta, che era sostanzialmente poi una sorta di pentola di argilla in cui le mogli tenevano al caldo praticamente queste minestre per i mariti che rientravano. Perché maritata? È maritata proprio perché c'è il matrimonio fra le verdure e la carne, cioè si sposano praticamente due alimenti che hanno origine diversa. Un tempo si impiegavano parti più grasse di quelle che magari poi dopo il professore Bloise ci spiegherà meglio. Per esempio si impiegava la pappagorgia, il guanciale del maiale. E si impiegavano pure le ossa del piede per la sagra, chiaramente del maiale non si butta niente perché quando ci si doveva arrangiare del maiale non si buttava proprio niente, cioè si utilizzava tutto e quindi si utilizzavano anche le ossa del piede, che davano a queste minestre certamente un sapore e un gusto particolare. L'abbinamento con questa verdura, con la verza, che insieme ai broccoli e ai cavolfiori sono diciamo, delle verdure particolarmente ricche di principi nutritivi salutistici, cioè che fanno bene, in passato addirittura faceva sì che la verza venisse individuata come medico dei poveri o addirittura come medico provvidenziale. E praticamente diciamo, questa verza cruda, ma anche decotta o pestata, veniva utilizzata insieme a miele o latte anche per curare infezioni, per curare anche malattie dell'apparato respiratorio. Quindi, diciamo, poi i nostri avi non sapevano che in effetti, e questo lo vedremo meglio dopo, quando sicuramente parleremo, diciamo, di ciò che c'è nella ricetta che i nostri ragazzi vanno a preparare, non sapevano che in effetti avevano a che fare con con un prodotto che era veramente, diciamo, una centrale di bontà, cioè un qualcosa di salutistico per chi la consumava. Ma questo non è capitato solo per la Verza, è capitato per tanti altri prodotti. Per esempio, non so, i nostri nonni non sapevano che consumare pasta e fagioli significava consumare poi sostanzialmente la carne, cioè dal punto di vista del contenuto di proteine, grassi, vitamine, eccetera, cioè tutto ciò che praticamente ci può essere per rendere un piatto unico. I nostri nonni non lo sapevano, però in effetti poi era così. I legumi. Ritorno da lei, professore. Solo un attimo, lo interrompo un attimo perché volevo chiedere al professore Bloise come mai questa ricetta, come mai oggi abbiamo portato questa ricetta in studio? Come mai abbiamo pensato di presentare questa ricetta? L'abbiamo pensato principalmente che ci troviamo nel periodo giusto, nella stagione giusta, perché noi abbiamo voluto utilizzare la verza, che è la coltivazione del momento, la reperiamo a chilometro zero sul nostro territorio, e questo è importantissimo, è il periodo della lavorazione del suino, del maiale. Quindi, quale meglio periodo di abbinare questi ingredienti, di far sposare, mettere insieme questi ingredienti per tirarne fuori una bontà, ma una bontà anche dal punto di vista non solo per soddisfare il palato, ma anche dal punto di vista salutistico, perché il professore Salatino ha fatto una disquisizione eccellente dal punto di vista salutistico, perché la verza è una verdura che è salutare per il nostro organismo. Addirittura la potremmo anche considerare come un'eccellenza per combattere, è un antinfiammatorio la verza. Quindi, per
più ne utilizziamo in questo periodo e meglio è per il nostro organismo. È vero che le arance servono per la stessa situazione, per combattere il raffreddore, eccetera, la vitamina C, ma anche alcune verdure, tra queste verdure la verza è salutistica in questo periodo, soprattutto in questo periodo di freddo. Poi l'abbinamento con il suino. È consigliabile mangiare. È consigliabile. Poi l'abbinamento con il suino si sposa bene. È una verdura che si sposa bene con la carne di suino, con la cotica. È vero, potrebbe sembrare un piatto grasso, un piatto forte, però noi abbiamo insegnato, abbiamo fatto conoscere le tecniche di cottura ai nostri alunni per alleggerire, poi il professore Salatini sicuramente ci descriverà meglio, per alleggerire, per privare di una parte di grassi, di calorie a questi ingredienti. Li abbiamo trattati in un modo separato, li abbiamo sbollentati, gli abbiamo fatto un'operazione di sbianchitura, di bollitura, proprio per tirare fuori, per estrapolare, per far rovesciare una parte del grasso, sia della cotica e sia del costino. Mi incuriosisce molto questa cosa e quindi voglio andare subito da Maria Pia dall'altra parte. Mi collegate un attimo con lo studio di cucina, perché Maria Pia, sì, ecco, ci puoi raccontare tutti i passaggi che stai effettuando? Ti lascio a te un attimo la linea, vai. Allora, abbiamo fatto gli involtini con appunto la cotica del maiale e all'interno abbiamo messo sale e pepe, poi arrotolati e infine chiusi con lo spago da cucina oppure uno stuzzicadente. Prima li abbiamo precedentemente lessati con la costina. Adesso li stiamo passando in padella con un pochino di olio e ci abbiamo aggiunto sedano e carota tritata finemente. Poi aggiungeremo la verza precedentemente lessata e dei pomodorini. E infine copriamo per far cuocere il tutto. Mi fai sentire anche la tua collega Valeria? Sì, ditemi. Valeria, è difficile realizzare questa ricetta? Ma no, posso dirti di no, perché ci vuole tanta passione, soprattutto, e da quando... A te da dove è nata questa passione per la cucina, Valeria? Da quando sono bambina. I miei genitori sono sempre piaciuto cucinare, hanno sempre avuto questa passione, me l'hanno tramandata col tempo. Senti, ma tu quando eri piccola a casa ti regalavano le cucine a giocattoli, le pentole, insomma tutto quello che riguarda il mondo della cucina, ti divertivi tanto a cucinare, quindi a far finta appunto di preparare dei piatti? Moltissimo, molto molto. Era proprio, stavo ore lì a preparare i piatti e non mi stancavo mai, era proprio, non volevo solamente fare quello e basta, le bambole, le cose, c'era sempre quella piccola cucina, non mi staccavo mai da essa, diciamo. Beh, pensa che quindi tutto è nato per gioco. Sì. Oggi sei in una fase di formazione che un domani può darti anche un grande lavoro, un qualcosa che puoi avere può avere una duplice funzione, quella sicuramente del lavoro, ma anche quella di esportare il tuo sapere, quindi il tuo know-how che acquisirai grazie alla scuola alberghiera, ma grazie anche all'esperienza che farai con i tuoi docenti, anche con le opportunità di alternanza scuola-lavoro, per esportare proprio la nostra Calabria in giro per il mondo. Ma sei felice di un'opportunità del genere? Cioè, ti rendi conto che cosa avete in mano, quanta responsabilità avete in mano per questo territorio? Sì, sì, è un'opportunità grandissima che non tutti hanno, posso dirlo. E ringrazio anche i miei professori per avermi formata così come sono. E non li ringrazio mai abbastanza. Beh, quanto manca per la cottura, Maria Pia? 10 minuti. 10 minuti, perfetto. Allora ritornerò da voi fra pochissimo e intanto ritorniamo
professore Saladino, sì. Professore Broisi diceva prima, il professore Saladino ci spiegherà meglio il perché di questo prodotto, di queste ricette e la ricerca sempre più attenta degli alimenti a chilometro zero. Certo. Ricordiamo sempre che voi, grazie appunto al connubio con la scuola, esatto, agraria, che potete coltivare i vostri prodotti, la verza è coltivata anche, certo, lì, immagino, no? Certo. È coltivata, sì, lì, sì, in questo periodo, sì, e poi viene raccolta e passata di come dire, dalla una filiera veramente cortissima, così, nello stesso condominio siete proprio a casa, cioè a si casa, raccoglie, sì, e si siamo in condominio, come dice sempre il professore Bloise. Analizziamo un pochettino gli ingredienti di questa ricetta, di questa pietanza. Ci sono le proteine della carne, perché c'è una componente di origine suina, ma sono ugualmente proteine, sono proteine nobili senz'altro. La verza, praticamente, la carne apporta pure qualche dei grassi, ovviamente, però diciamo che la parte proprio di lipidi, la parte proprio di grassi, il professore nella variante, perché questa che viene riproposta è una variante, diciamo, della ricetta antica, nel senso che viene alleggerita proprio con quella operazione preliminare di rimozione del grasso delle cotiche con qualche minuto, diciamo, di riscaldamento in acqua calda. Poi il grasso viene allontanato. È chiaro che una parte, diciamo, dei lipidi resta. La verza, lo dicevamo poco fa, i nostri avi involontariamente avevano dato a questa verdura l'appellativo di medico dei poveri o di medico provvidenziale. Perché? Ma perché vi troviamo dentro fosforo, vi troviamo dentro calcio, vi troviamo ferro, vi troviamo zolfo, che sono tutti sali minerali importanti per il nostro organismo. Vi troviamo delle vitamine, la vitamina A, la vitamine del gruppo B, la vitamina PP, cioè la famosa vitamina antipellagrosa. Molte sostanze che si trovano praticamente nella verza hanno proprietà antiossidanti e antitumorali. Noi consigliamo sempre nel nostro corso di studi ai nostri alunni anche di estendere alle loro famiglie, ma molte volte non ce n'è bisogno, perché loro provengono quasi sempre da realtà in cui questi cibi vengono consumati, ma noi consigliamo sempre di estendere proprio l'abitudine a far uso di questi alimenti, perché hanno dei risvolti positivi per la salute. E la salute si costruisce da giovani, la salute si costruisce sin da quando si è piccoli, si può, diciamo così, in questo modo costruire un futuro che sia, diciamo, più di benessere e con qualche problema in meno. Poi il professore diceva poco fa che viene servito su un crostone di pane. Ecco, l'aggiunta del pane e dell'olio evo rendono praticamente questo un piatto unico della dieta mediterranea. Oggi i piatti unici della dieta mediterranea sono quelli più ricercati. Sono ricercati perché molta gente, anche per questioni di tempo, per questioni organizzative, preferisce quasi sempre avere la possibilità di consumare un piatto, appunto un piatto unico. Ebbene, se questo piatto può essere completo, chiaramente è ancora meglio. Io voglio soltanto, diciamo così, porre l'accento su una cosa, sul fatto che è un ritorno che faccio
sul fatto che nella nostra scuola si impiega olio che proviene praticamente dalle coltivazioni dell'agrario, dell'istituto agrario. E diciamo così, qua ritorna in gioco la lungimiranza del nostro dirigente scolastico, che ha voluto chiaramente questo abbinamento fra i due istituti, che noi speriamo possa apportare dei benefici, ma non solo all'istituto alberghiero, all'istituto agrario, ma anche alla comunità. Ciò che si sta facendo in questo periodo, in questo momento, presso questi due istituti, deve diventare patrimonio della comunità di Corigliano Rossano, non è patrimonio soltanto del nostro istituto. Certo, sono d'accordo con lei, professor Salatino. Grazie di questo intervento. Anche noi ringraziamo ancora una volta il dirigente Madera per questo grande, questa grande intuizione e questa mission, perché lui la definisce proprio così, una vera e propria missione di risvolta per questo istituto agrario, istituto alberghiero. Professore Bloise, invece con lei volevo capire un po' i costi. Si parla tanto di economia difficile, si parla tanto di crisi familiare, a volte con lo stipendio non si riesce ad arrivare a fine mese, le spese sono tante. Un piatto del genere, parlando del rapporto costi, no? Cosa implica un piatto del genere, rapporto qualità-prezzo? Allora, una pietanza del genere che cosa implica? Implica pochissimo, perché noi andiamo principalmente a utilizzare dei prodotti genuini, ottimi, eccellenti, ma che fanno parte un po' della fascia povera, della cucina povera. Povero per modo di dire, però ricco di tanta bontà, di tante squisitezze, di tante proteine che servono al nostro organismo. Quindi se poi andiamo ad analizzare non è tanto poco. Perché i costi sono contenuti e sono un po' alla portata di tutti? Magari non è una ricetta che si è diffusa, è stata un pochettino messa da parte. Negli ultimi tempi un pochettino, adesso si sta un po' riprendendo, perché sempre legato a quell'aspetto calorico. Magari si pensa che una ricetta troppo ricca di calorie che ci appesantisce molto, ma non è così. E su questo l'Europa ultimamente non ci sta dando una grossa non mano. Non ci sta dando una grossa mano. Perché con Nutri-Score... Sì. Allora noi cosa dobbiamo fare? Noi, dico di nazionalità principalmente italiana, noi dobbiamo salvaguardare sempre di più, valorizzare queste eccellenze tipiche, anche queste eccellenze povere, perché queste comunque ci sta, questa filosofia di salvaguardare le nostre eccellenze ci sta dando ragione, perché noi in tutte le parti del mondo la nostra cucina è sempre più apprezzata, a dispetto delle grandi industrie che comunque la vogliono un pochettino minare, però noi ce la difendiamo e comunque ci prendiamo sempre il nostro spazio. Volevo dire che il professore ha detto che è un piatto unico perché mette insieme tutti gli ingredienti che il nostro organismo umano ha bisogno. La cosa più importante è che in queste ricette e nella fase di lavorazione si tiene molto presente alla creatività, all'assemblaggio di tutti gli ingredienti, ma principalmente si tiene conto della salvaguardia della salute umana, perché le tecniche di cottura salvaguardano la salute umana che abbiamo messo in atto per preparare questa ricetta tipica. E allora, vediamo se la ricetta è pronta. Fatemi ritornare da Maria Pia Graziano e Valeria Laudone, che ringrazio ancora per essere nostre ospiti in questa puntata di Fatti Food. Vediamo insieme il piatto, Maria Pia. E un minuto e siamo pronti per impiattare. Benissimo, quindi ti aspettiamo qui direttamente in studio. Tu conosci benissimo la strada. Ti aspettiamo con l'impiattamento e la forchettina per l'assaggio. Maria Pia, possiamo assaggiare il piatto fra un minuto, quindi? Sì. Beh, no, lei ha già capito perché io gli faccio questa battuta a Maria Pia dall'altra parte. Ormai c'è una grandissima intesa, Fratino, perché hanno ragione, a volte i tempi di cottura non sempre possono essere, no? Possono essere, come dire, vanno parallelo con quelli che sono i tempi della trasmissione. Però i ragazzi ci tengono a portare sempre il piatto, ecco, come vedete,
con la giusta cottura, quindi vogliono portare la precisione anche del piatto. Ma a proposito di piatti, professore Bloise, mi avete fatto una promessa all'inizio, quando siete venuti nei nostri studi, avete visto il camino e abbiamo parlato della famosa pignata. Certo. Ma quando vedremo una ricetta, tipo una bella fagiolata cotta nella pignata, e spieghiamo anche perché è importante cuocere nella pignata? Certamente è in programma, siamo nella stagione giusta, quindi c'è questo freddicello. Beh, ecco, siamo nella stagione giusta, sì. Qualcosa al camino. Poi la pignata, che cosa rappresenta la pignata? La pignata ci riporta un po' con i pensieri un pochettino nel passato, ci fa rivivere anche dell'emozione vedendola accanto al caminetto. Poi naturalmente è calore, poi dopo ci fa riscoprire quel gusto, quel metodo di cottura che è diverso da come si cucina sui fornelli. È una forma di calore, è una fonte di calore per cucinare i fagioli, è totalmente diversa perché lì andiamo a utilizzare la terracotta che comunque conferisce un gusto particolare a tutto ciò che noi ci andiamo, e in questo caso ai fagioli. Professore Salatini, io le confesso una cosa, da piccolino stavo con mia nonna, viveva in una località, frazione Manco. Sì, la conosco. Okay. Quindi stavo in quel di Manco e di Longobucco, e passavamo queste giornate vicino al camino quando la nonna diceva ancora non è pronta la pignata. Allora, noi andavamo là, alzavamo il coperchietto, la cosetta simpatica era proprio questa, cioè non è pronta ancora. Io se vuole la posso, come dire, non consolare, posso dirle che anche io passavo molto del mio tempo da ragazzo a Longobucco, perché le mie origini sono longobucchesi, quindi non mi sta dicendo una cosa che mi riporta tanti anni fa, che ricordo con nostalgia.